Camer, ristrutturazioni di interni, via Aldo Moro 38, Sondrio. Abbiamo fatto sicuramente una buona rosa per fare un campionato, speriamo bello come quello dell'anno scorso, anche se sarà molto difficile. Il campionato, sappiamo tutti che è un campionato durissimo. E l'anno scorso è andato tutto bene, quest'anno comunque la squadra sulla carta forse è anche meglio dell'anno scorso, poi sarà il campo che darà il responso. Primo giorno di scuola per il Sondrio, che si era adunato ieri alla Castellina per far partire la prossima stagione. Dopo la cavalcata dell'anno scorso, conclusa con un eccellente settimo posto nel campionato di Serie D, la squadra di mister Omar Nordi ha incominciato la preparazione con una rosa rivoluzionata. La casella degli acquisti è pari a 12. 24 i giocatori convocati per la prima seduta di allenamento, con conferme importanti. I volti nuovi andranno a colmare le lacune lasciate da cessioni illustri. Si tratta del portiere Francesco Finamore, dei difensori Filippo Boni, Diego Bruno, Alberto Ottone, Francesco Pezziardi, Mattia Piccone e Rafa Lurbaschi, dei centrocampisti Filippo Austoni, Luca Di Lauri, Angelo Panatti e Mattia Pasquinelli, degli attaccanti Riccardo Vaglio e Alberto Moroni. Siamo qui a iniziare la nuova stagione, avendo finito un campionato importante, una stagione incredibile. Dobbiamo resettare tutto, ripartire da zero, cercare di ripartire col piede giusto. Ecco, sono contento, credo che la società, la proprietà, insieme al sottoscritto, ha lavorato in maniera positiva. Stretching, corsetta a ritmo blando e qualche semplice esercizio con il pallone hanno caratterizzato la prima uscita dei biancazzurri, seguiti dal preparatore atletico Pietro Gatti, mentre i tre portieri Guerci, Fontana e Finamore hanno svolto una seduta a parte sotto gli occhi di Franco Marelli. In chiusura si è disputata una partitella a campo ridotto, che ha permesso di vedere all'opera i nuovi arrivi. Il Sondrio proseguirà la preparazione nel capoluogo fino a mercoledì, quando è prevista la prima amichevole contro gli svizzeri del Valposchiavo, alla Castellina. Poi il trasferimento a Bormio per alcuni giorni di ritiro fino al 13 agosto. Il primo impegno ufficiale della stagione sarà il 25 prossimo, con il primo turno della Coppa Italia. Il campionato di Serie D scatterà il 1 settembre. Tre nuovi acquisti hanno voluto esprimere le loro previsioni in vista della stagione 2019-2020, ormai alle porte. Mi aspetto di far bene prima di tutto come gruppo. Ho incontrato i ragazzi oggi e mi sembrano tutti dei bravi ragazzi e spero davvero di fare una grossa annata, sia personalmente che individualmente, che appunto di gruppo, e spero di togliermi qualche soddisfazione. L'anno scorso è andata abbastanza male. Mi aspetto una squadra competitiva. Ho guardato la squadra dell'anno scorso, ha fatto degli ottimi risultati. Anche quest'anno le prime impressioni sono state buone e quindi sicuramente è una squadra che lavora tanto, siamo andati forti dal primo allenamento e se si lavora forte si possono fare grandi, grandi cose. Sicuramente vogliamo fare una stagione importante, e sicuramente la salvezza il prima possibile e poi vogliamo divertirci e stupire.